Buongiorno a tutti e bentornati ai buoni propositi del lunedì. Io tutte le settimane vi ripeto di quanto sia importante mangiare grandi porzioni di verdura. Allora, in estate è bello fare, prepararci queste delle belle insalatone, ma adesso con l'arrivo dell'autunno magari è più piacevole consumare la verdura cotta. Sappiamo esattamente come cuocere la verdura in modo tale da eliminare o quantomeno minimizzare la perdita di sali minerali e vitamine? Sì, perché in particolare la vitamina C è termolabile e i sali contenuti all'interno della verdura sono idrosolubili, ossia si sciolgono in acqua. Quindi diventa fondamentale seguire alcune strategie. Innanzitutto cercare di evitare delle cotture troppo lunghe delle verdure in maniera tale proprio da non degradare completamente le vitamine in essa contenute. Per invece minimizzare la perdita dei sali minerali è importante non tagliare la verdura in pezzi troppo piccoli in modo da limitare la superficie di contatto della verdura stessa con l'acqua. Evitare poi di utilizzare troppa acqua di bollitura, quindi cuocere la verdura in poca acqua, e se questa acqua non viene particolarmente salata, può essere poi recuperata e magari utilizzata per farci il brodo. Ovviamente non ci deve essere troppo sale, altrimenti porta più danni che benefici. Un altro consiglio è quello di gettare la verdura nell'acqua bollente e non nell'acqua fredda, in modo tale che avvenga il coagulo delle proteine per shock termico che minimizza la perdita dei sali minerali. Inoltre, la buccia costituisce una sorta di barriera per la verdura, per cui cuocere la verdura con la buccia, anche questo tende a minimizzare la perdita dei sali minerali, ricordando che la maggior parte delle vitamine e dei sali stessi sono contenuti proprio nella buccia e che qui troviamo anche la maggior parte delle fibre. Ovviamente, per evitare che ci siano sostanze tossiche, chimiche sulla buccia stessa, è molto importante lavarla molto bene prima di cuocerla oppure scegliere di consumare verdura biologica. Spero che tutti i consigli siano stati chiari. Per altre domande rimango a vostra disposizione e altrimenti ci vediamo lunedì prossimo con i buoni propositi del lunedì.